Vediamo i servizi personalizzati e gli Evidence-Based Practice Tools. Posso salvare i risultati in modo permanente creandomi un account personale. Vediamo come fare. Seleziono in alto la voce My Account e mi identifico. Al primo accesso dovrò crearmi un account gratuito selezionando Create Account. Ecco il form per iscriversi. Faccio il login. Vedo che mi sono loggata perché in alto a destra appare il mio nome. A questo punto lancio una ricerca base, selezionando Search. Cerchiamo ad esempio le cadute accidentali. In inglese, accidental falls. Dovrò attendere qualche istante per vedere apparire i risultati. Trovo 20 risultati. Salvo ad esempio il primo risultato, quindi lo seleziono e clicco su My Projects. Do un nome alla cartella, ad esempio cadute accidentali, e seleziono Add Item. Il risultato è stato salvato. Vado a vedere i miei progetti. Nella colonna di sinistra vedo le ricerche che ho salvato in passato. Posso anche fare delle annotazioni, selezionando Annotate e scrivendo il mio commento. Avere un account personale serve anche per accedere agli Evidence-Based Practice Tools, degli strumenti che permettono la combinazione dei risultati. Ad esempio, tra gli Evidence-Based Practice Tool troviamo NOTARI, acronimo di Narrative Opinion and Text Assessment and Review Instruments. Lo seleziono. Per maggiori dettagli su come utilizzare il singolo strumento, guarda l'help selezionando About. Per scoprire come migliorare sempre più il tuo modo di fare ricerca, guarda gli altri tutorial di BibliLearning e chiedi al bibliotecario attraverso il forum.